Prego, siamo pronti con Mister Bisoli per la conferenza stampa. Cominciamo con Walter Leone, Gazzetta dello Sport, Tifo Cosenza. Allora, buonasera mister, ci ritroviamo dopo un po' di tempo. Intanto, giusto perché non l'abbiamo avuto modo di ascoltarlo, un suo pensiero su questa partita, quella con la Ternana. So che ne avete parlato con la squadra, lo avete anche comunicato. E poi le condizioni di quelle che erano indisponibili per la partita di Terni, tipo Ndoye che non era stato convocato, oppure Bittante e Millico che sono finiti in tribuna. Grazie. Partita di Terni è stata il primo tempo, prendo io la responsabilità della situazione che è stata. Abbiamo caricato troppo in settimana, ma io, come vi ho detto, devo pensare al 10 maggio, quindi forse non avevano smaltito i carichi di lavoro, quindi il primo tempo erano un po' imballati, quindi la responsabilità è assolutamente dell'allenatore. Dopo il secondo tempo c'è stata una reazione, ma non si è concretizzata cercando di riaprire la partita. Indisponibili sono state scelta uno, Millico, per un problema che aveva avuto nella rifinitura, infatti oggi è a disposizione, Bitante per una scelta tecnica. A oggi ho fatto delle scelte, devo portare il Cosenza in porto, faccio delle scelte ben ponderate e devo tirare fuori un gruppo unito e quindi non posso disperdere energie tenendo tanti giocatori in ballo, devo sceglierne pochi che sono dentro al progetto Cosenza, che vogliono portare il Cosenza, come il patto che ti ho detto che abbiamo fatto a Terni, che l'allenatore ha detto che il primo tempo è la sua responsabilità. Abbiamo detto che faremo di tutto per arrivare in questo momento ai play-out e giocarci play-out. Abbiamo fatto un patto che insieme io e i giocatori faremo di questo. Infatti siamo andati anche in ritiro per guardarci negli occhi e fare questo. Ah, scusi, scusi, mi ero dimenticato. Su Ndoye è il solito problema che di riacutizzarti di problemi al pube, diciamo al pube, io non so se dire il diaframma, non vi so spiegare bene, però nel momento che calcia lui sente, avverte questa fitta e quindi gli abbiamo fatto fare una piccola preparazione senza farlo calciare. Poi negli ultimi giorni ho avuto anche qualche problemino, ma va bene. Daniele Cianfrone, il dott. Buonasera mister, anch'io torno alla partita di sabato con la Ternana. E la squadra non ha dato l'impressione di avere quella bava alla bocca che a lei piace vedere. Io volevo sapere la sua reazione nel post-gara, se è deluso, arrabbiato. E poi una statistica purtroppo poco incoraggiante, cioè il Cosenza ha vinto una volta nelle ultime 18 partite e ha il secondo peggior attacco del campionato e questo purtroppo si riflette anche nelle occasioni da rete create. Noi vediamo che il Cosenza fa tremendamente fatica a tirare in porta. Ecco, questo è un dato che ovviamente appartiene a tutte e tre le gestioni. Io le chiedo se si è data una spiegazione di questo, se è un problema strutturale o cos'altro. Grazie. Chiaro che ho detto che il primo tempo è responsabilità dell'allenatore. La reazione c'è stata, è vero che loro erano anche in 10, quindi erano in difficoltà, ma non è detto che in 10 sei sempre in difficoltà, perché ho visto Perugia Lecce ed è andato in vantaggio il Perugia che erano in 10 e ha rischiato di vincere. Quindi non è detto che sempre sia uno svantaggio essere in 10. Però non c'è stata, come dici, quella veemenza che io ho sempre chiesto, quindi il primo tempo. Non ho visto la squadra che io voglio, quindi ci siamo guardati negli occhi. Poi dopo c'è stata. Il problema del gol è che non abbiamo cattiveria negli ultimi 15 minuti. Noi abbiamo creato 20 cross, 4 palle davanti alla porta, 3 tiri fuori dallo specchio da 1 metro. Quindi vuol dire mancanza di cattiveria, come si dice nel gergo calcistico, ma anche di lucidità, di scelte. E quindi questo è un po' mancato. Presumo che sia stata la forse l'eccessiva caricatura di lavoro che io gli avevo dato in settimana, perché era la prima volta che io preparavo la partita con 5 giorni di allenamenti. Quindi, non guardando nell'immediato, ho guardato questo, quindi ho preso al balzo la palla, come si dice, ho cercato, evidentemente ho fatto dei calcoli sbagliati. Poi il secondo tempo si sono un po' sciolti, però non c'è stato quello che chiedevamo. Non sono preoccupato perché questa partita si è svolta male, l'ho detto responsabilità io, perché il carico di lavoro che gli ho dato è stato eccessivo. Sono contento
Perché se evidentemente comincia a attecchire il lavoro, perché se io ti do e tu non diventi stanco, vuol dire che non faccio lavoro. Quindi vuol dire che in prospettiva stiamo lavorando per arrivare nei migliori dei modi ai cosiddetti play out. E quindi da una parte mi ha reso difficile e mi ha reso felice. Poi sono scontento perché quelle prestazioni io non le voglio più vedere. Possiamo perdere, ma non voglio vedere quelle prestazioni. Noi dobbiamo rispettare la società, i compagni, i tifosi che vengono con prestazioni veementi. E quindi ci hanno parlati e ho chiesto dei sacrifici e hanno accettato ben volentieri tutti per andare al ritiro e domani voglio vedere una prestazione maschia. Poi non so il risultato. L'unico cosa positiva della giornata è che siamo rimasti tutti uguali con una partita in meno e noi ci manca ancora una partita. Quindi prendiamo almeno il positivo in un primo tempo che è il più brutto di quando sono arrivato io. Mi assumo la responsabilità con i tifosi, con tutti, perché ho sbagliato forse l'eccessivo carico di lavoro. Pippo Gatto, NuovaCosenza.com. Salve, mi torno sempre sulla partita, ma la sono rivista ieri, giusto perché ero rimasto un po' stordito dalla partita, l'ho vista in diretta, poi ieri l'ho rivista e quello che si vede è che l'impegno dei giocatori c'è stato, ma c'è stata una grande confusione dettata da giocatori che hanno preferito fare l'individualità invece di fare il gioco di squadra. Questo a mio avviso è un passo indietro ed è gravissimo se vogliamo affrontare queste 10 partite che sono rimaste con questa testa qui. Secondo me non si va da nessuna parte così. C'è stata la reazione, se uno si rivede la partita non è così brutta come si è stata descritta. Io l'ho rivista 10 volte, anche stanotte l'abbiamo rivista, abbiamo analizzato delle cose che poi vi dirò più avanti. Tu mi hai detto individualismo, quindi c'è stato molti giocatori che hanno portato, non c'è stata confusione, molti giocatori hanno portato la palla per molti metri. Non per i fatti suoi, per molti metri di campo. Cos'era quella? Un'eccessiva... paura di fare il gioco, un'eccessiva responsabilità propria oppure per prendersi responsabilità, o era anche mancanza di lucidità dovuta a quando non hai una lucidità fisica e mentale. Io l'ho messe tutte e tre insieme queste e quindi l'ho dovuta analizzare con loro. Noi domenica mattina alle 10 ci siamo rivisti tutta la partita pezzo per pezzo e abbiamo guardato gli errori che abbiamo fatto in primis l'allenatore e poi li ho fatti vedere gli allenatori. Questo che tu hai detto è perché questi ci tengono tanto, questi giocatori ci tengono, e gli ho detto che è la cosa più brutta da fare, perché la mancanza di lucidità da noi non ci deve mancare. Però ti ho detto che la mancanza di quando viene la mancanza di lucidità, faccio un esempio, che quando vidi, quando sei arrivato alla fine, quando sei stanco e non pensi. E quindi è dovuto sempre a quel carico esterno che gli ho dato durante la settimana. Perché io cerco di guardare tutte le cose positive, perché ci credono questi giocatori come me. E quindi poi io, finita la partita, ho detto facciamo un patto, tanto vi porto in ritiro per meditare tutti insieme. E poi domattina la riguardiamo insieme. E abbiamo aggiunto, siamo arrivati alla conclusione che quello che hai detto, bisogna giocare più di squadra come abbiamo fatto a Frosinone e guardare meno a una giocata per dire io la vinco. No, la vinciamo con la squadra, la vinciamo con le seconde palle, la vinciamo vincendo un contrasto in più. E quindi siamo arrivati. Oggi vi dico, l'allenamento per la prima volta ho visto i giocatori che avevano i garetti sbucciati, i stinchi, perché prima, per la prima volta gli ho detto ora anche in allenamento mettiamo i parastinchi. Evidentemente l'effetto si sta cominciando. Cioè non è che se vincevamo a Terni eravamo salvi, noi abbiamo detto che dobbiamo avere un processo per arrivare al 10 maggio a essere pronti per i play-out. Poi se sono bravi i giocatori, ben venga, ci salviamo prima. Ma a domenica, finita la partita, io ero molto lucido. Ho detto, bene, abbiamo fatto schifo, colpa dell'allenatore. Però c'è una partita in meno per gli altri e noi abbiamo scalato un altro gradino verso il 10. Perché siamo rimasti uguali con una partita meno. Quindi ho dovuto anche trarre la cosa positiva. Certo che non devo sperare sempre che gli altri perdano. Però ho guardato qualcosa di positivo. Però, come dici te, dobbiamo giocare più di squadra. È quello che abbiamo analizzato in questi 4 giorni di ritiro. Antonio Clausi, Cosenza Channel, Raci News. Mister, il collega prima si è soffermato sull'attacco. Io le chiedo invece della difesa, perché continuano ad arrivare errori comunque individuali ed anche sulle palle ferme. C'è un problema strutturale?
Ci sono quelle annate dove tu provi tutte le situazioni, a zona uomo ci sono sempre problemi e prendi gol, quindi sono di quelle annate che devi stare attento a muoverti e quindi devi essere bravo, non devi fare creare una psicosi. Quindi io sto cercando di, se continuo a dire prendiamo gol su pallone attivi e prima o poi, perché l'hanno preso con me, l'hanno preso con quei miei precedenti, quindi è un problema di annate. Mi ricordo il Milan quando c'erano tutti 2,90 e c'era un'annata che marcava una zona uomo e prendevano gol. Quindi non voglio più creargli psicosi, però dobbiamo limare gli errori individuali, quello sì. Per me il primo gol è un errore grosso individuale di una, cioè di tanti errori individuali che hanno permesso alla Ternana di andare in vantaggio. Noi non dobbiamo permettere alle altre squadre di farci gol con facilità, devono essere bravi. Se a uno scarta tre giocatori e le mette all'incrocio dobbiamo dirgli bravo. Noi dobbiamo diventare squadra su questo, a far fare fatica a far gol agli altri, come era successo a Frosinone. Quindi ho detto, e ve lo ripeto all'infinito, l'allenatore si è preso la responsabilità di non dare quella lucidità a Terni del primo tempo. Forse è stato un eccessivo carico di lavoro che gli ho buttato dentro in quella settimana. Aldo Morelli, Corriere Sportivo di Calabria. Salve mister, io vorrei parlare un attimo di attualità, quindi della partita di domani con il Lecce. Le volevo chiedere cosa si aspetta domani, se si aspetta una reazione, una forte reazione da parte della sua squadra dopo la brutta prestazione di sabato con la Ternana. Grazie. Beh, noi gli ho detto che da oggi, da domenica sera il Cosenza inizierà un mini campionato di 10 finali ogni partita. E quindi dobbiamo essere bravi a interpretarle una alla volta, a essere come abbiamo fatto a Frosinone. Tutti con la bava alla bocca, coltello fra i denti e vincere ogni contrasto. Poi se perdiamo perché c'è un episodio di rigore oppure perché uno è bravo. Quindi, ripeto, mi aspetto una prestazione sopra le righe, perché quando sono le squadre sono prime e seconde non puoi permettere nessun errore. Quindi gli ho chiesto questo. Ma oggi, vi dico la verità, sono rimasto veramente contento dell'allenamento, di come l'hanno fatto. Chiaro che domani devono portarlo poi in campo, sapendo che di fronte abbiamo un super avversario che è stato costruito per stravincere il campionato, quindi lì in lotta. Ma noi non possiamo permetterci il lusso di avere paura, perché sennò noi dobbiamo avere paura di tutti, tranne delle ultime tre che abbiamo dietro. Quindi noi non ce lo dobbiamo permettere. Dobbiamo andare in campo consapevoli che siamo il Cosenza, che dobbiamo uscire coi crampi. Basta uscire che gli altri ce l'hanno, noi dobbiamo uscire coi crampi, uscire con delle sbucciature come siamo usciti oggi. Poi accetteremo il verdetto del campo, ma sono convinto che il patto che abbiamo fatto lo porteremo a termine, con sacrificio e con dedizione, come hanno accettato tutti volentieri di venire in ritiro, perché è chiaro che gli ho chiesto un sacrificio, ma nessuno ha fatto problemi, siamo andati tutti là, abbiamo fatto il ritiro, siamo stati insieme lunedì e domenica mattina abbiamo visto tutti la partita, in rigoroso silenzio, e ognuno si è guardato i propri errori che l'allenatore gli faceva vedere, e poi dopo siamo venuti qua all'allenamento, ho visto degli occhi diversi. A oggi voglio un Cosenza diverso da quello di Terni del primo tempo. Voglio un Cosenza come l'Alessandria, come il Frosinone, come il Crotone, cercando di limare possibilmente tutti gli errori che ci saranno, perché vedo anche le altre squadre, ieri altre squadre di grandi campionati fanno errori incredibili, però questo è il calcio. Walter Leone ancora? No, le volevo chiedere quanto peserà l'assenza di Caso. Poi lei ha fatto riferimento, perché prima parlava soltanto di Frosinone, ma io volevo aggiungere anche il primo tempo, soprattutto di Crotone, e la prestazione con l'Alessandria. Cosa bisognerà fare per vedere continuità in questo Cosenza, per come lo abbiamo visto in queste partite, ti ringrazio per aver rimarcato proprio la crescita, perché secondo me Crotone, Alessandria e Frosinone c'è stata una crescita, poi come l'abbiamo fatto come la borsa, poi il primo tempo di Terni, e ve lo ripeto, la colpa è sicuramente dell'allenatore e non dei giocatori. Io voglio proprio questo, il mio pensiero era questo, evidentemente mi sono fatto prendere un po' troppo la mano dall'euforia e dalla voglia di aver raggiunto subito tutti gli obiettivi, invece bisogna andare cauti, quindi dovevo forse caricare meno. Col fatto che non abbiamo giocato col Benevento, per noi è stato un danno, ve lo dico, perché eravamo in un momento di grande euforia, lì l'allenatore ha voluto accelerare un processo
che era il 19, ve lo ricordate che ve l'avevo detto nella prima, ho sbagliato, scusatemi, e quindi una prestazione del primo tempo non me l'aspettavo neanche, io speravo che con la cattiveria, con i nervi si potesse fare, invece ancora abbiamo bisogno di tempo, quindi non vedo l'ora di arrivare al 19 e avere quelle due settimane per mettere a posto tutte quelle piccole cosine, andoi, quello, quell'altro, quell'altro, e poi di trovare, come avevamo trovato quelle squadre, una squadra, 20 giocatori pronti alla battaglia. Questi penso che ho accelerato un pochino, scusatemi, perché tengo tanto al Cosenza e quindi ho fatto un passo troppo avanti. Me ne assumo la responsabilità, l'ho detto ai giocatori, l'ho detto al presidente, lo dico adesso a tutti, ma la mia voglia, il mio bene che avevo, pensavo che una settimana potesse essere smaltita meglio, e non è stato così. Ultimo, Antonio Clausi. Caso pesa, è un giocatore per noi importante, anche se a Terni ha ecceduto nella generosità di prendersi responsabilità, di sbarcare in posizioni che non erano tanto consone al modo di giocare, perché poi spreca energie ma non determina niente. Giocatore che ci tiene tantissimo, ha fatto una rincorsa a fine primo tempo con un quinto che andava davanti da solo, ha sbattuto per terra, ha recuperato palla senza fallo. A Terni ho fatto due segnali positivi, diciamo la mole di cross non concretizzati, i tanti calci d'angoli, fini lì a se stessi, va bene. Due cose, la rincorsa di Caso e la rincorsa di Larivei per 70 metri da aria a aria per recuperare un pallone sul 2-0, anche se mancavano 8 minuti, per non farci fare il terzo, ma per cercare di tenere. Quelli sono stati due segnali, secondo me, che ho trasmesso alla squadra, che devono essere positivi per andare a cercare la salvezza. Noi abbiamo bisogno di questi messaggi positivi, abbiamo bisogno di sostegno dei nostri tifosi, e so che c'è stato, anche se siano delusi per la partita, ma io sono il primo a essere andato a prendere gli insulti, ed è giusto che quando ci devono applaudire e quando ci devono fischiare è giusto, però noi domani abbiamo bisogno dei nostri tifosi che ci incitano. Se la prestazione sarà consona allo spirito dei cosentini e dei lupi, ci applaudiranno, anche sono convinto, se non ci sarà il risultato, perché capiscono che forse le forze in campo, ma noi dobbiamo uscire a rendere orgogliosi con la prestazione, e sono convinto che la prestazione alla lunga dia uguale risultato. Ultima, Antonio Clausi. Mister Gori, come sta? Può tornare? Gori farà comunicato la società in questi giorni, non riesco a stare dietro neanche a queste cose, quindi pregate che non so di cose, devo stare attento ai minimi particolari, quindi so che la società farà un comunicato a breve, mi hanno detto adesso, quindi dico questo. Sì, perfetto. Grazie mister, grazie a voi. Grazie.